Allora, mi chiamo Alessandro Librio, sono un violinista, compositore, ma anche artista. In questi anni mi sto dedicando a una serie di installazioni, per così dire, legate alla natura, anzi che vengono attivate da un elemento naturale. Come per esempio un violino che viene suonato dal vento in volo, quindi l'elemento organizzato, che in questo caso è il violino, anche se in questo caso non lo considero più uno strumento musicale, ma semplicemente un corpo elastico, viene attivato dal vento e quindi da un elemento assolutamente incontrollabile. La stessa tipologia di lavoro sto applicando a un'altra serie ad altri lavori. Come per esempio Music for the Queen, che è un'installazione in cui un pianoforte viene suonato dalle api libere. Mi dedico anche a installazioni urbane legate al paesaggio sonoro. E come per esempio Palermo a Venezia, che ho portato alla Biennale di Venezia di qualche anno fa, in cui ho portato un elemento assolutamente contemporaneo e presente nella città di Palermo, il traffico. In realtà questo lavoro è una trilogia e si concluderà a New York, nel centro storico di New York, a Manhattan, entro il 2016. Quando penso a un'installazione sonora, mi immagino un'architettura aerea. Ne vedo la forma, non sempre riesco a ottenere quello che immagino, però spesso per me è più importante il percorso, il fare il lavoro che in realtà realizzarlo. Quindi immagino il suono visivamente. Cerco di guardarlo e quello che faccio è dare sfogo alle mie visioni.